Da Bormio al Cermis, alle montagne abruzzesi, da nord a sud grande festa per gli operatori e sciatori che tornano a rivedere la luce dopo un anno e mezzo di chiusura a Covid. Negli impianti e nelle aree di imbarco verifichiamo che venga rispettata la distanza di sicurezza e che le persone indossino le mascherine nel modo più opportuno, anche per evitare ulteriori contagi che andrebbero a rovinare una stagione che è appena iniziata. File diligenti e controlli serrati per il Green Pass e per le mascherine che sono obbligatorie nelle aree affollate, anche all'aperto. Dobbiamo tenere la mascherina quando si fanno le file sugli impianti, si sente tranquillo? Sì, abbastanza tranquillo, tutti rispettano questa norma per ora. Da quant'era che non sciavi? Da 2 anni, 2019. Ti ricordi ancora come si fa? No, si vede, no. Sempre più attenzione agli stratagemmi per evitare contatti e ridurre al minimo i tempi in coda in cui le distanze vengono facilmente disattese. Alcune stazioni sciistiche come il Cermis in Trentino hanno attivato un'app che automaticamente sincronizza lo ski pass al certificato verde. Con questi presupposti le feste in quota potrebbero essere salve.